Entro metà luglio 150 persone dovranno abbandonare i progetti case e già da qualche giorno sono partite le operazioni di sgombero della piastra 2 a Copito 2. Questa andrà svuotata entro domenica, secondo l'ordinanza comunale dello scorso 8 giugno a firma della dirigente del settore ricostruzione pubblica del comune Enrica De Paulis e del sindaco Massimo Cialente. Ovviamente, parallelamente, si cercano alloggi vuoti all'interno del progetto case che possano ospitare presto gli abitanti delle piastre 13 e 14 di Pagliare di Sassa. Nella stessa ordinanza, infatti, sono previsti 20 giorni per sgomberare la piastra 14, un mese per la 13. In totale saranno 60 famiglie, 150 persone, a dover lasciare gli appartamenti del progetto case entro i primi 10 giorni di luglio. La decisione è stata presa a seguito dei controlli dei tecnici degli uffici comunali dopo aver scoperto difetti di costruzione in una piastra del quartiere Case di Coppito 2, dove la ditta che ha eseguito i lavori 8 anni fa montò male evidentemente la guaina alla base dei pilastri di legno. Dopo lo sgombero delle prime 24 famiglie sempre a Coppito, nella piastra 1, ora toccherà alle successive 60. La dirigente De Paulis ha assicurato che si rispetteranno i tempi previsti, ma non si potrà dare la possibilità di scegliere alle persone la zona dell'alloggio alternativo. Ci sono stati infatti molti rifiuti e le case vuote ad oggi, che sono poche, si trovano soprattutto nella zona est, tra Bazzana e Paganica. La dirigente ha spiegato che nell'assegnare gli alloggi si darà priorità alle famiglie con disabili e con i bambini di età scolare, gli altri dovranno accontentarsi. I controlli comunque proseguiranno lungo tutto il perimetro dei fabbricati, su tutte le 11 piastre realizzate, con la stessa tipologia delle imprese che ha costruito la palazzina di Coppito 2.